sicuramente Big Data e Big Idea, così come online e offline, sono due concetti che dobbiamo imparare a integrare sempre di più. E dobbiamo ovviamente trovare il giusto modo per farlo, ma non è impossibile. Ovviamente è tutta una questione di metodo, almeno questo è il mio personale punto di vista. Questo ovviamente l'ho scritto anche all'interno di un libro che abbiamo pubblicato con noi di recente, Digital Strategy. Digital Strategy è un libro che cerca di lavorare sul nuovo approccio alla comunicazione, una comunicazione che non debba essere vista come un espediente, un'attività contingente all'interno dell'impresa, ma che sia espressione di un approccio strutturato a uno dei processi più importanti, cioè, quantomeno sicuramente un processo molto importante della vita dell'impresa, cioè la sua comunicazione. Una comunicazione che oggi è molto importante sia con riferimento all'interno dell'impresa, che ovviamente verso l'esterno della stessa. Quindi il grosso, secondo me, tema per unire questi due punti è trovare il giusto metodo, che poi ovviamente chiama a sé i giusti strumenti per lavorare sull'integrazione di questi due aspetti. Allora, il tema che noi stiamo, la metodologia che noi abbiamo sviluppato è una metodologia che cerca di rendere sistematica appunto la comunicazione d'impresa, e il punto di partenza dal quale siamo partiti è capire cosa oggi sia davvero rilevante dover comunicare. Ricordatevi sempre qual è il tema, eh? Passiamo da come posso dire, una comunicazione come posso dire, molto roboante all'interno di commercial, di video, di campagne, magari su canali come la televisione, a forme di comunicazione che, lo ripeto, oggi devono essere molto più fluide, distribuite, automatizzate, polverizzate su strumenti come Instagram, per esempio, dove la quotidianità del messaggio creativo è importante. Quindi capite che la capacità di sviluppare un piano editoriale che sia creativo, ma che sia allo stesso tempo contestuale, personalizzato e rilevante per la mia audience, diventa difficile, perché avere questa capacità tutti i giorni, e non 3 volte all'anno, 4 volte all'anno, insomma, è un tema non banale. Allora, la metodologia che noi suggeriamo è quella che cerca di derivare dalla strategia di impresa, cioè dalla visione che l'impresa ha, i fattori critici di successo. Perché se ci pensate, il fattore critico di successo, che sostanzialmente è come posso dire, quel fattore dal quale dipende, no, il successo dell'impresa, in alcuni contesti anche la capacità di sopravvivenza, rappresenta anche l'atomo da comunicare all'interno del mercato. Quindi non sbagliamo sicuramente se ancoriamo la comunicazione di impresa a ciò dal quale dipende, no, il futuro sviluppo dell'impresa stessa. Il tema è come faccio a mappare i fattori critici di successo, che strumenti uso e soprattutto come trasformo un fattore critico di successo in un metatema comunicativo che poi deve andare a orientare quella che è la comunicazione di impresa, fino a spingerci a capire poi come vado a misurare le performance di una comunicazione di questo tipo, che appunto è molto più diffusa, no? E si spinge dall'impresa intesa come centro della comunicazione a un centro più esteso, dove sostanzialmente il ruolo, per esempio, degli advocates è fondamentale, dove i gruppi di comunicazione tra pari, dove lo zimot, il momento zero di verità, diventa importante. E quindi la domanda è come faccio a misurare le performance di una comunicazione che sposta il suo centro di partenza, il suo fulcro dall'interno verso l'esterno, a un contesto dove l'esterno può profondamente influenzare il messaggio profondo che devo andare a raccontare. Noi abbiamo descritto in questo libro il punto di partenza, è sicuramente una mappatura di quella che è la strategia di impresa, quindi sicuramente serve.
punto di partenza è incontrarsi con il top management per capire quali sono le priorità strategiche dell'impresa e poi come poterle ovviamente riflettere a cascata in quelle che sono, diciamo, le principali funzioni dell'impresa, tra cui il marketing e la comunicazione. E una volta, diciamo, avviato questo percorso, lo strumento che noi suggeriamo è quello del Business Model Canvas, ma declinato in un contesto di comunicazione, quindi una derivazione di questo strumento che ormai è molto diffuso, no? Però in un contesto tipico della comunicazione. Perché il Canvas? Perché è uno strumento molto immediato, molto semplice, facile da comprendere, è uno strumento visuale, è uno strumento che può essere appeso in una stanza e può essere consultato quotidianamente, soprattutto se al suo interno io vado ad inserire i fattori critici di successo dell'impresa, ripeto, dal quale può derivare il successo della stessa e che in ultima analisi dovranno orientare i miei messaggi comunicativi in diversi canali attraverso diversi touch point. Allora, il Business Model Canvas comunicativo è uno strumento che prende, ovviamente trova il suo centro in quello che è il sistema di valore che l'impresa ha da offrire, no? Quindi la value proposition, che sicuramente va raccontata sempre più in un contesto di esperienza più o meno immersiva che il brand è in grado di ovviamente far vivere ai propri clienti, che però si permea di tanti altri elementi, perché per esempio è molto importante poter raccontare quali processi strategici che magari io ho e altre aziende non hanno, processi che possono riflettere una competenza distintiva che magari in questa azienda c'è e in altre aziende non c'è, e quindi poter raccontare quali processi un'impresa, diciamo, svolge per realizzare quel valore, dei processi che però devono appoggiarsi su degli asset strategici. E anche questi vanno raccontati, perché l'insieme di processi e degli asset possono essere fonti di vantaggi competitivi che è giusto poter comunicare all'interno del mercato. Ovviamente con un approccio che poi cambierà a seconda del fatto che io sono un'azienda che lavora in un contesto più prettamente B2B piuttosto che B2C e via così dicendo. Gli asset sono fondamentali, perché poi tra l'altro possono essere asset tangibili, asset intangibili, e che vanno ovviamente ben raccontati. Attenzione che però oggi nei mercati complessi, dinamici, fortemente evolutivi nei quali operiamo, è difficile fare tutto con le proprie forze, con le proprie capacità. E quindi se vogliamo essere esponenziali nella capacità di generare un reale valore, dobbiamo accettare l'idea di poterlo fare in partnership con altre imprese, talvolta anche concorrenti, soprattutto quando lavoriamo sulla definizione